fuori dell'Europa, muri si alza. Presentata la sezione Arti Visive di Passaggi Festival della Saggistica 2018 in programma a Fano dal 27 giugno al 1 luglio, organizzato da Passaggi Cultura e da Librerie Coop. Il format, curato dall'art manager Paola Gennari, è quello già sperimentato nelle ultime edizioni. Alcuni luoghi del centro storico ospitano artisti italiani sia di livello internazionale sia emergenti, per un totale di 8 mostre che costituiscono un vero e proprio itinerario turistico-culturale nel cuore del centro storico della città. Come per i libri, così per le arti, l'intento che si propone Passaggi è proporre quello che la scena dell'arte offre al momento, spaziando nei diversi ambiti delle arti visive, dalla fotografia alla pittura, all'illustrazione, all'installazione e quest'anno anche alla scultura. Gli artisti provengono da tutta la penisola, come ogni anno tra loro ci sarà un artista fanese di respiro internazionale. Molto forte la presenza femminile, grazie anche al tema del festival di quest'anno, dedicato a Il Paese delle Donne, come ci dice la curatrice dell'evento. Quest'anno per Passaggi Festival gli eventi artistici sono basati esclusivamente, come ogni anno, al tema del festival, che è Il Paese delle Donne. Per cui ho pensato quest'anno di ospitare solo artiste femminili, e le quali sono distribuite in luoghi del centro storico della città, che sono dei luoghi che ho utilizzato anche l'anno scorso. Pigrizia. Passaggi Festival è una vetrina d'eccezione nel panorama culturale nazionale, su cui il Comune di Fano ha decisamente puntato per la promozione culturale della città della fortuna. Sicuramente deve essere. Quindi avremo un festival non solo capillarizzato in diverse zone della città, ma anche attraverso mostre in luoghi suggestivi che alternano pubblico e privato, quindi una conoscenza completa esercizi della città consentirà a cittadini e turisti una penetrazione in questo nostro bel territorio con l'arte, con la riflessione, con nuovi libri che porranno al centro la figura femminile.